Questo istituto comprensivo è enormemente vasto, abbraccia una popolazione scolastica di circa poco meno di 1200 alunni, distribuiti in 12 plessi, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, e verte sulla zona orientale di Salerno, quindi abbraccia proprio la periferia est della città di Salerno, una zona estremamente variegata e una zona molto molto particolare proprio dal punto di vista della povertà educativa, quindi Pantacù, diciamo, e ricade in quella che dovrebbe essere considerata una realtà privilegiata. Sappiamo che gli anni della scuola secondaria, perché appunto Pantacù si rivolge alla scuola secondaria di primo grado, sono appunto 3, quindi l'alunno ha la possibilità di essere raggiunto in un triennio, dal primo al terzo anno. E potremmo dire che gli alunni crescono con Pantacù, perché la pluralità dell'offerta è estremamente variegata e si va dalla web radio al laboratorio di pasticceria, al laboratorio di cucina, ad una serie di sport considerati, se vogliamo, minori, ma che minori non lo sono affatto, come la pallanuoto, il pattinaggio, cioè tutta una serie di attività che hanno altresì un'altra finalità, quella cioè di far emergere dei possibili talenti, e quindi la scuola si integra in maniera veramente eccellente col mondo del lavoro, e tra 3 anni avere alunni che hanno potuto scoprire, grazie alla scuola che hanno frequentato, che frequentano, e grazie a Pantacù, qualche loro talento nascosto.